Signore e signori, bentornati su Astrobot! Nello scorso episodio abbiamo terminato l'area numero 3 del gioco, ovvero scia serpentina, e oggi dobbiamo trasferirci in questa, potremmo chiamarla nuova galassia, che si chiama Mimeticosmi. Andiamo subito a vedere che tipo di livelli dovremo affrontare. Come sempre, naturalmente, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questi contenuti. Intanto guardate un po' l'alieno come si diverte con uno dei pezzi della nostra nave. Attenzione. Ok, 4 livelli più boss fight. Il primo si chiama Piramide dei Geroglitch. Come sempre dobbiamo recuperare robottini, pezzi di puzzle e dobbiamo trovare un portale verso la galassia perduta. Allora, vediamo un po'. Possiamo distruggere questi vasi. Occhio! Mamma mia, che rischio. Allora, non c'era nulla all'inizio del livello. Però è spettacolare sta zona. Completamente diversa rispetto a quelle che abbiamo esplorato in precedenza. Arrivo a salvarti! Mamma mia, ti hanno messo dentro un vaso praticamente. Ma e quel cactus, scusatemi, si è piegato, ha fatto una specie di balletto. Sembrano fatti di gomma praticamente. Occhio a non farci colpire. Intanto occhio che questi qui poi esplodono da questa parte. Prendiamo queste monete, evitiamo lui. Poi occhio che il ponte potrebbe crollare da un momento all'altro, eh. Eccolo lì, infatti. Te pareva. Ok, andiamo di qua. Andiamo di qua, andiamo di qua. Occhio. Lo eliminiamo velocemente. Tanto sappiamo oramai come affrontarlo. C'è della roba di là, quindi credo che dovremmo andare da quella parte. Ah, guardate un po'. Ho fatto bene a controllare. E c'è un cavo da tirare. Adesso ci prendiamo le monete e poi risaliamo la scala. Benissimo. Poi andiamo di qua. Occhio. Oh, santi numi questo qua. Non pensavo mi potesse eliminare in quel modo lì. Posso passargli sopra? Sì. Lo posso stordire in quel modo lì e poi ucciderlo. Fantastico. Pianta. Non contiene nulla. Andiamo dritti. Guarda che si sposta. Non mi colpire. Non ci pensare proprio. Però aspettate, perché ho lasciato indietro qualcosa qua. Cosa c'è qui sotto? Ah ah, robottino. Ho fatto bene a tornare un attimo indietro. Secondo robottino sbloccato. Quindi, no 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 no, aspetta aspetta, ci sono dei vasi. Non contengono nulla. Monetine. E procediamo. È un peccato che per il momento non abbiamo ancora beccato dei nemici nuovi, ecco, diciamo così. Ucciso. Arrivano loro, via. Sono tipo degli scarabei. O qualcosa del genere. No, non c'è nulla. Possiamo procedere. Occhio a non farci schiacciare. No. Fatto bene a tornare un attimo indietro. Allora, distruggiamo quei vasi. Non c'è niente, giusto? Ah, peccato. Niente. No, fermi, 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 vedo qualcosa. Infatti, infatti, c'è un altro robottino qua. Tu chi saresti? Occhio a non farci schiacciare, dobbiamo andare piano, eh. Piano, piano, piano. Lara Croft, sì, è lei, Lara Croft, archeologa aristocratica, intrepida icona d'oltremanica. Benissimo. Ok, ho preso il tesoro, adesso possiamo tornare indietro. Piano, piano, piano. Se tornando indietro morite, non preoccupatevi, perché tanto comunque il robottino ve lo dà come recuperato. Eccoci qua. Via questo. Non posso infilarmi lì dentro, giusto? Salve. Altro checkpoint. Qui ci sono delle casse.
Caspita, servono ste casse? A nulla di particolare. Magari è qualcosa che possiamo sbloccare dopo? No, però aspettate, c'è una scala da questa parte. Che caspita serve sta scala? No, non c'è nulla. Ah, gadget! Fermi, ho visto il gadget. Ciao ragazzi. C'è un gadget da prendere. Che caspita è? Ho paura ad utilizzarlo. Infatti, ma se le istruzioni me le fai apparire dopo che ho già utilizzato il gadget, insomma, prima sarebbero state un pochettino più utili. Possiamo dire così. Via. Non ci provare. Ah, ecco. Vabbè, intanto vado a prendermi il puzzle. Ok. Ecco perché ci sono quei passaggi e come posso entrare qui dentro. Utilizzando la sfera. Allora, adesso andiamo di qua. Dove siamo finiti? Secondo pezzo di puzzle. Ottimo. Era bello nascosto, eh. Anche questo gadget è utilissimo. Andiamo da questa parte, allora. Un geyser. Ah, ok. Ci trasformiamo in palla, blocchiamo il geyser, che così ci spara dall'altra parte. Finalmente un nuovo nemico. Dai che esplodi. Praticamente lui faceva la parte di Luigi e noi la parte dei fantasmi. Olè. Easy easy. Non abbiamo lasciato indietro nulla, giusto? Allora, trasformandoci, possiamo salire qui sopra. Poi, occhio, che ci sono dei buchi. Non ci possono uccidere? Però se torniamo sulle spunte, sì, moriamo. Allora, ritrasformiamoci. Benissimo. Occhio allo scorpione. Vabbè, lo scorpione non ci può far nulla. Terzo pezzo di puzzle. È stato abbastanza facile, diciamo. Andiamo di qua. C'è un altro geyser. Non mi possono far nulla sti nemici. Praticamente sono invincibile per loro. Buono. Molto interessante. Arrivo geyser, arrivo. Spero di non aver lasciato indietro. Intanto gran colpo. Dicevo, spero di non aver lasciato indietro nessun robottino. Ce n'è uno là in fondo. Li passiamo sopra, li facciamo esplodere. Ok, ce l'abbiamo fatta e... come faccio a liberarti? Allora, bisogna aspettare che il geyser si giri da quella parte. Così ci spara praticamente dentro alla gabbia, molto molto semplice. E lui... ne ho saltati due. Ok, ho distrutto quelle casse. E adesso... possiamo salvare il robottino. Ecco come si poteva raggiungere. Praticamente utilizzando il potere della sfera bisognava spaccare quelle casse per sbloccare il trampolino. Ho visto una scala qui sotto. Quindi qui è il luogo dove si nasconde probabilmente l'altro robottino che abbiamo dimenticato, credo. Sì, perché guardate, eccolo qua. Era dentro quella anfora antica. Perfetto, li abbiamo recuperati tutti. Adesso torniamo dove eravamo prima. Aspettiamo che il vulcano punti da quella parte lì e ci facciamo sparare qui, addosso a quella parete, che possiamo scalare tranquillamente. Salve ragazzi. Uno. Due. Poi facciamo fuori questi tre in questo modo. Qui c'è un cavo da tirare. Cosa abbiamo sbloccato? Un altro geyser? Il problema è capire adesso dove bisogna andare. Devo andare lì sopra o devo andare verso destra? Proviamo verso destra, va? Ah no, lì c'è il traguardo normale. Allora, guardate.
vi faccio vedere il traguardo normale e poi... Ah, ma non è ancora finita. Non avevo visto quelle spunte. Dicevo, vi faccio vedere il traguardo normale e poi andiamo a sbloccare anche quello che ci permette di raggiungere la galassia perduta. Occhio, 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 occhio. Mamma mia, che rischio. Ce l'abbiamo fatta, forse. Ah, ma non è ancora finita. Non è ancora finita. Qui cosa c'è? Monete. 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 Ci sono altre monete anche qua. Mio Dio. Quanti gioielli. Troppi gioielli. Non si capisce niente. E da questa parte cosa si nasconde? Nulla, solo delle anfore antiche vuote. Però va bene, dai, tagliamo il traguardo e poi vi faccio vedere l'altro. Tanto ci mettiamo un attimo. Me ne manca ancora uno da salvare, però. Vabbè, vi mostro come salvarlo. Mi ha fatto la finta la statua. Ok, eccoci tornati qua. Voglio proprio vedere cosa c'è qui sopra. Quindi, come faccio ad andare da quella parte? Proviamo un attimo. Però aspettate. Infatti, c'è un tappeto elastico. Grazie mille. Eccoci di qua. Altro tappeto elastico. Cosa? Caspita, ci fanno tutte queste ananas. No, lascialo! Dobbiamo salvare anche tutte le ananas. Ok, robottino salvato e lui è... Li abbiamo salvati tutti. Prima stella, ha la bellezza di 107 amici. Non ho capito questa descrizione però, se devo essere sincero. Il traguardo alternativo si trova praticamente qua sulla destra. Dobbiamo spostare tutte queste gemme. Facciamo così, guardate. E spaccare queste assi che ci sono qua sotto. Per sbloccare una specie di trampolino e il traguardo dovrebbe trovarsi qui dietro. Questo cubetto qua. Eccolo! Occhio, occhio, occhio. Questo è quello giusto. Ce n'è un altro. Piccola sfida. Questo è quello giusto. E ce l'abbiamo fatta! Allora, intanto facciamo piazza pulita. Almeno capisco cosa devo fare. Tiriamo la corda e ce l'abbiamo fatta. Eccolo qui. Raggiungiamo la galassia perduta, ragazzi. Eccoci. Allora, vediamo come si chiama il livello. Tirare avanti. Passiamo al secondo livello di oggi, che si chiama Chi semina vento. Anche in questo caso abbiamo dei robottini da recuperare, dei pezzi di puzzle. Non ho visto per quanto riguarda la galassia perduta. Vabbè, lo scopriremo naturalmente giocando questo livello. Guardate che belli sti vermetti con la faccia da robot. Allora, qui usiamo lui per salire. E poi naturalmente saliamo sopra questi fiori per recuperare un pezzo di puzzle. E grazie mille... insetto, una cassa contenente monete. Qui sblocchiamo il passaggio. I vermetti, guardate che belli. I vermetti. Anche la pala ha tipo la faccia da robot. Oh, intanto c'è un robottino qua. Eccomi. Preso, salvato. Primo bot salvato. Dove sei qua? Eccoti. Dai. Ma cosa mi vuoi fare? Sta troppo in alto. Preso. Ok. Allora, adesso dobbiamo andare di lì, che c'è un simpaticone che tenterà di colpirci in tutti i modi. Distrutto prima che mi potesse attaccare. È tornato il mio amico e ha un gadget per me. Vediamo un po'. Ok, è quello che mi fa gonfiare. Perfetto, almeno mi posso muovere tranquillamente. Procediamo da questa parte, recuperiamo tutte le monete PlayStation. Andiamo verso il robot alieno.
Non ci facciamo colpire però, mi raccomando. Poi scendiamo perché ci sono un paio di nemici anche qui sotto. Dobbiamo gonfiare questo gonfiabile. Proviamo. Ok, basta premere tre volte il tasto R2 e poi saliamo su. Occhio a quello. Occhio. Accidenti, vabbè. Per evitare di farci colpire basta gonfiarsi, puoi scendere di colpo e ti gonfio io, caro mio pesce palla. A posto, un po' come quelli del livello precedente, praticamente. È un nemico molto molto simile. Poi cosa ho sbloccato? Ah, un passaggio, credo. Questo che caspita è? Ah, ci spinge verso l'alto. Benissimo. Così possiamo raggiungere questa zona. Allora, intanto, ciao. Caro pesce palla, cosa volevi fare, eh? Comunque è un mondo incredibile, ragazzi. Vivissimo, veramente vivissimo. Non posso più andare dall'altra parte, giusto? Credo di aver lasciato qualcosa indietro, eh. Credo. Però vabbè, al massimo se ho dimenticato qualcosa, pazienza. Comunque c'è un robottino qui dentro. Vieni, vieni. E lui probabilmente è già il terzo, infatti. Ho lasciato indietro un robottino. Lo recuperiamo dopo. Veramente incredibile. Non facciamoci schiacciare, grazie. Saliamo su. Ciao, alieno. Io andrei da quella parte. C'è questo bruco e questa pianta che si fanno compagnia. Vieni qua. Olè. Ne abbiamo distrutto uno, attenzione all'altro. Non pensavo mi prendessi in pieno però. Ok, uccidiamo la prima e uccidiamo anche la seconda. Benissimo. Beh, oddio, magari non così toste. Intanto sgonfiamo il bruco per liberare questo robottino. Lui è il quarto giovane vacanziere. Ricorda ancora l'estate del 75. Oh, 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 fermi. Robottino. Eccolo, eccolo. Ti vedo, ti vedo. Lui è il quinto. Venga qua, venga qua. Allora, il polpo mi ha riportato da questa parte. Ci appoggiamo a una di queste foglie e ci gonfiamo di nuovo. Così abbiamo la spinta necessaria per andare su. E voi nuvole mi date una mano, magari? Attenzione. Ciao! Oh, sono vestiti da api! Sono vestiti da api, bellissimi! Allora, aspettate un attimo, però che sti funghi, secondo me, sono posizionati in modo da obbligarci a salire qui sopra, infatti. Magari non a cadere giù, eh. Ah, si è spostata. Comunque ho visto un robottino. Il problema è che si sposta abbastanza velocemente. Guarda che l'ho anche colpito. Ok, salvato. E lui è il sesto. Quindi adesso possiamo tirare questa corda e vediamo cosa succede. Fermi tutti. Esatto, dobbiamo soffiare nel pad. Oh, è cambiato completamente lo scenario. Abbiamo praticamente fatto volare via le nuvole. Fantastico. Adesso saliamo qui sopra senza morire, grazie. Dobbiamo aspettare che il pinguino si giri. Ecco fatto, così ci possiamo appoggiare su una delle sue ali. Raggiungiamo la testa. E adesso andiamo dalla papera. Qualcuno mi ha spinto, forse la nuvola. Ah sì, è la nuvola. Mi ha spinto la nuvola. Scendiamo su quello che è palesemente Wailmer. Prendiamo anche il pezzo di puzzle, fantastico. Occhio a questi nemici che hanno qualcosa in serbo per noi. Forse volevano bucare il pallone, forse. Ok, qui non c'è nient'altro. Saliamo.
Questi li sconfiggiamo, occhio. Vieni un po' qua. Addio. Non c'è nient'altro qui in giro, giusto? No, non credo. E... possiamo andare su? Credo. No, ma abbiamo bisogno di questo. Deve darci una spinta. Se no non raggiungeremo mai il prossimo. Adesso sto lasciando indietro un po' di monete, ma... pazienza. Intanto ho visto un robottino dove è finito. Sulla nuvola. Vieni con me, amico mio. Perfetto, li abbiamo salvati tutti. Fantastico. Adesso andiamo di qua. E ci manca ancora un pezzo di puzzle. No, quello fa parte dello scenario. Stavo guardando, ma... non c'entra nulla. Non si può esplorare, ecco. Intanto abbiamo sbloccato un passaggio per salire ancora più in alto. Vabbè, ci appoggiamo qua. Poi ci appoggiamo qua. Poi saliamo ancora più su. Ed è arrivato il nostro amico. Cos'hai lì in mano? Ah, ci vuoi spingere dall'altra parte dove c'è il traguardo, eh? Non credo che ci sia altro da prendere. Stavamo per cadere giù. Non credo che ci sia altro da prendere. Mi manca un robottino e un pezzo di puzzle, credo. In più dobbiamo trovare anche il portale. Aspettate. Adesso. Perché fanno i furbi, eh. Ragazzi, eccolo qua il secondo robottino. Praticamente si trova sopra la testa del nostro amico. E ho una mezza idea di chi si tratta, solo che adesso mi sfugge il nome. Viaggiatore dei sogni, parla un perfetto fantomiliano. Per quanto riguarda il traguardo alternativo, bisogna praticamente utilizzare la coccinella per, insieme al gadget, raggiungere questa zona. Poi qui ci sarà praticamente una ventola da attivare. Benissimo. Adesso utilizziamo di nuovo il gadget per salire qui sopra. Saliamo su questo pulsante e spacchiamo tutti i pezzi di bambù. Dobbiamo praticamente liberare la zona. Ecco fatto. Non dovete essere troppo precisi. Non è necessario. Poi, con i retrorazzi, dobbiamo praticamente riempire questa barra. Ecco fatto. Tiriamo la corda ed ecco il portale verso la galassia perduta. Olè, ce l'abbiamo fatta. Vediamo come si chiama il livello, va? Allora, questo livello si chiama Ninja del Terrore. Passiamo al terzo livello di oggi, di bolla in bolla. Credo che dovremmo andare nelle profondità marine. Sembra di sì. Ok. Oh mio Dio, povero Astrobot. Si è incastrato nel terreno. Sì, dobbiamo andare sott'acqua stavolta. Ma è bellissimo. Finalmente un livello sottomarino. Spettacolo. Mi ricorda tantissimo uno dei regni di Super Mario Odyssey. Adesso non mi ricordo il nome preciso, ma mi ricorda proprio un regno dove la maggior parte del tempo praticamente stavamo sott'acqua. Non credo che debba respirare il nostro amico Astrobot, giusto? Ah, ok, così ci muoviamo molto più velocemente. Perfetto. Qui sopra c'è un nemico, occhio. C'è un'altra tartaruga. Oh, vediamo qui sopra. Monete. Meglio controllare bene tutto quanto, eh. Adesso forse stiamo per uscire dall'acqua. Occhio a questi qui piccolini, eh. Che vogliono farci la festa. Ok, siamo usciti dall'acqua, fantastico. Svitati un po'. Con la maschera da sub. Che bello. Allora, adesso dobbiamo ributtarci dentro l'acqua. Cosa fa la scimmia? Pesca? Veramente?
Buttiamoci qui dentro. Ciao ragazzi. Possiamo anche risalire le cascate, ma dimmi te, come gli Zora. Che bello. Poi sentite la musica. Molto rilassante. Vediamo se ci sono dei robottini in giro, ma non ne vedo neanche uno. Oddio. Forse è meglio non affrontare quelle specie di meduse. Direi di ignorarle completamente. Qui sotto non c'è niente, giusto? No. Bella arrabbiata. Mamma mia, bella arrabbiata. Prendiamo tutte le monete e le salutiamo. Poi usiamo il gadget per risalire da questa parte. Qui c'è un'altra medusa. Procediamo dritti. E siamo arrivati in un'altra zona, dove però non vedo nulla di particolare. C'è una stella gigante che dobbiamo liberare. Che area enorme qua. Qui c'è sicuramente qualcosa di nascosto. Sicuramente. Guarda lì i polpi. Guarda lì. Che provano a colpirmi. Possiamo entrare qui dentro? Sì. Ah, qui c'è una bolla d'aria. A posto. Ok. Il primo lucchetto l'abbiamo distrutto. Potrebbe esserci qualcosa lì sopra? No. Non vedo nulla di particolare. Usciamo da questa bolla d'aria. Mio Dio, che riccio gigante. Lì c'è un pezzo di puzzle, vado a recuperarlo immediatamente. Guarda come corrono! Guarda come corrono! Fantastico. Perfetto. Primo pezzo di puzzle recuperato. Loro li eliminiamo così, senza rischiare la vita magari. Sarebbe meglio. Prendiamoci tutte queste monete ottenute dopo averli uccisi. Adesso usciamo. Andiamo su. Perché c'è qualcos'altro qui sopra. Vediamo un po'. Mi sa che usciamo dall'acqua. Sì, usciamo dall'acqua. Anzi no, siamo praticamente finiti dove c'è il secondo lucchetto. Dai Stella, che sei quasi libera, eh. Quindi non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Dentro queste anfore non c'è nulla. Anfore, vasi. E adesso andiamo dal robottino che c'è là in fondo, che ci sta aspettando. Arrivo, 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 amico mio, arrivo. Eccomi. Oh, santi numi. Vabbè, però così non vale. Ok, salvato. Perfetto, bisogna prendere la rincorsa dal basso, così non vi vede arrivare e potete raggiungerlo tranquillamente. Là credo che ce ne sia un altro. Facciamo così. Poi ci agganciamo qua. Per finire qui sopra. Ciao ragazzi. Oh, santi numi, il porcellino. Comunque ho trovato un altro robottino, eh. Non avevo calcolato il porcellino, perché bisogna tirargli la coda praticamente. E è riuscito a evitare il nostro attacco. Fermo. Ok. Perfetto, terza catena distrutta, salviamo lui. Lascialo stare. Vieni con me. Lui è il sesto, mi pare. Proviamo a infilarci dentro questa bolla d'aria. Magari non nel momento in cui passa la sfera. Appena in tempo. Qui c'è da scavare. Forziere. Pezzo di puzzle. E siamo a due. Ottimo. Cosa sta succedendo lì? Mi scusi. Eccolo. Lui, ho una mezza idea di chi potrebbe essere. Polpo segreto. Nessuno sospetta di niente. C'è un altro robottino là in fondo. Lo vedo. È praticamente incastrato in uno di questi geyser. Evitiamo i colpi di questi nemici. E andiamolo a salvare. Eccolo. Vieni con me. E lui è il primo. Che succede? Ah, si è semplicemente sbloccato. Proviamo a scendere un po' più in basso. Perché mi manca ancora un pezzo di puzzle. E
due o tre robottini. Uno è là in fondo, lo vedo. È incastrato, dobbiamo salvarlo. Sto arrivando, sto arrivando. Eccomi. Adesso me ne mancano solamente due. Proviamo a colpire queste piante. Occhio naturalmente a non farci colpire da loro. Uno, due, tre. Ecco il pezzo di puzzle che mancava all'appello. L'abbiamo preso, benissimo. Lì c'è un mostro addormentato. E c'è, oddio! Santi numi. Non pensavo aprisse la bocca in quel modo, se devo essere sincero. Arrivo, arrivo amico mio, arrivo. No, che ok, adesso ok. Lui chi sarebbe? Compagno di forma felina, pronto a seguire il padrone con miao stria. Miao! Interessante. Però dobbiamo trovare un modo per uscire adesso. Proviamo a tornare da dove siamo venuti. Ok, possiamo tornare indietro. Guardate, ha riaperto la bocca, perfetto. Fantastico. Mio Dio, ho preso un colpo. Non mi aspettavo si comportasse così. Poi, secondo me... Allora, qui c'è ancora un lucchetto. Questo lo rompiamo. Abbiamo fatto una strage, abbiamo fatto. E la stella marina gigante è libera. Ce l'abbiamo fatta. Guardate com'è contenta. Ha aperto anche un portone gigante. Ah, là in fondo c'è il traguardo. Benissimo. Però io devo trovare ancora un robottino. Mi trovo a destra della rampa. Proviamo ad andare un attimino di qua. Ah, ecco l'ultimo robottino. Chiudi, 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 robottino, chiudi. Ok. Anzi no, che chiudi, è un vulcano. Vulcano sottomarino. Dovevamo semplicemente recuperarlo. Non possiamo bloccarlo quel vulcano. Adesso che abbiamo salvato tutti i robottini, possiamo scalare questa cascata, che è divisa in più pezzi, e raggiungere finalmente il traguardo. Stellona, stiamo arrivando. Eccoci qua. Olè, ce l'abbiamo fatta. Ecco tutti i bot che abbiamo salvato. Che belli. Allora, vediamo un po'. Mi fai le finte, eh? Oh, non sono riuscito a prendere comunque in ogni caso la scatola, eh. Passiamo al quarto livello di oggi. Morti di paura. Dove caspita potrebbe essere ambientato sto livello? Oh, oh, che ambientazione spettrale. Fichissimo. È perfetta per Halloween. Beh, tu non potevi non essere vestito da zucca di Halloween. Ma che spettacolo. Bello. Poi là, salve. Sembrano i fantasmi di Luigi's Mansion. Uguali, uguali. Ciao, bel corvo. Qui c'è un cavo da tirare. Che succede? Gadget? Ah, per rallentare il tempo, ok. Magari non usiamolo troppo spesso, ma solamente quando è necessario. Qui c'è da scavare. Che succede? Ah, per prendere... Ok, ho capito a cosa serve. Perché sennò vola via. Perfetto. Abbiamo preso quella cassa piena di monete. Qui forse c'è qualcosa. No. Però entriamo qui dentro, perché sennò il cancello si chiude, eh. Guarda, guarda come se la ride. Carissimo, sono qui, eh. No, comunque questa ambientazione è magnifica. Salviamo il primo robottino. Eccolo qua, preso. Meno male che mi sono accorto che era da quella parte. E dicevo, stanno lanciando un bel po' di coltelli. Facciamo così, grazie, arrivederci. Anche qua ne ruotano un po' troppi. Ok, benissimo. Attenzione a questi nemici. E attenzione a quello rosso. Salve, ragazzi. L'avevamo già incontrato in precedenza, quello rosso. Poi, prima di andare avanti, così,
E qui spegniamo le candele, va. Così almeno possiamo andare di qua e salvare lui. Oddio, non mi ricordo questo personaggio. Maschio alfa, qualche lezione di piano non gli farebbe male. Non ho ben presente che personaggio sia, purtroppo. Non lo so, mi ricordava un tizio di Resident Evil, forse. Ma non ne sono sicuro. Allora, fermi. Facciamo così, poi rallentiamo il tempo. Ci prendiamo il pezzo di puzzle. Andiamo di qua, uccidiamo loro due. E poi moriamo, con stile, naturalmente. Checkpoint. Poi qui sotto c'è un fantasma rinchiuso, veramente. Salve, ragazzi. Mi hanno colpito malissimo. Ma quando è così, rallentiamo il tempo e li colpiamo tutti. Olè, guardate che bei fuochi d'artificio. Opla, colpito. Perfetto. Li abbiamo eliminati tranquillamente. Poi non so se andare di là. No, ci conviene andare prima di qua. Però aspettate, perché c'è una corda da tirare. Oh oh. Salve. E robottino, salvato. Giusto in tempo. Ne abbiamo mancato uno però, eh. Ne abbiamo mancato uno. Eccolo lì, infatti. Salvato. Era attaccato a uno dei coltelli, ma dimmi te. Adesso che abbiamo recuperato tutto quello che dovevamo prendere, possiamo procedere verso sinistra. Occhio ai proiettili sparati da questi tipi. Ho rischiato di cadere un paio di volte, incredibile. Sono sopravvissuto per miracolo. Poi saliamo qui sopra. Ah, chiudi la bocca, eh. Questo è il pulsante da premere. Devo salvare un altro robottino. Mi sento un po' Luigi's Mansion in questo momento, devo dirvi la verità. Comunque siamo già arrivati a 5. Scendiamo da questa parte e ci prendiamo un po' di monete PlayStation. Poi blocchiamo il tempo quando lui si alza. Facciamo così, ho preso anche delle monete extra. Mio Dio, per un pelo. Mamma mia. Tiriamo questo cavetto. Piattaforme invisibili o quasi. Facciamo così. Dobbiamo sbrigarci. Io adesso voglio andare da quella parte. Non so se ce la faccio. Sì, ce l'ho fatta. C'è un portale. Mi butto dentro. Mamma mia, che zona spettrale. Sì, ma non vedo niente, ragazzi. Adesso è la nostra unica occasione. Mi fermo un attimo qui. Ce l'ho fatta! Anche senza vedere niente, ce l'ho fatta. Vabbè, lei è la protagonista. Dovrebbe essere Jill, femmina alfa, l'esperta scassinatrice. Torniamo indietro. Andiamo di qua. E dobbiamo bloccare il tempo al momento giusto. E vai. Salve. Mi apre la porta? Grazie. Uccidiamo questi camaleonti. Uccisi tutti e due. Non ho lasciato niente indietro, giusto? No. Guarda come se la ride. Così potrebbe andare bene. Ce l'abbiamo fatta. Adesso possiamo salire. Però occhio. Ok, buono. Si va sempre più in alto. E c'è un robottino lì da salvare. Benissimo. Ecco l'ultimo. Pezzi di puzzle mi pare che li abbiamo recuperati tutti, giusto? Ma va, figurati, me ne mancano due. Vabbè, dopo vi faccio vedere dove si trovano.
Ecco fatto. Lì in fondo c'è il traguardo che possiamo... C'era il traguardo, me l'hanno portato via. Qui secondo me c'è un pezzo di puzzle. Allora, proviamo a raggiungere una di queste colonne. Allora, mi trasferisco di qua. Eccoci. Dobbiamo rallentare il tempo e spaccare la sfera. Ecco fatto. Ce l'abbiamo fatta. Abbastanza facile. Adesso vi faccio vedere come recuperare i due pezzi di puzzle che abbiamo lasciato indietro. Tanto i robottini li abbiamo recuperati tutti. È veloce. È veloce il ragazzo, eh. Per raggiungere il secondo pezzo di puzzle, una volta che vi trovate qua, dovete salire sopra ad uno di questi robottini. Salire su questa colonna, andare da questa parte, recuperare tutte queste monete, soprattutto quella al centro, che tenterà di farvi del male, e tirare questo cavo. Eccolo qua. E l'ultimo praticamente si trova in mezzo a queste rocce che ruotano e che dobbiamo rallentare se vogliamo raggiungere il traguardo. Quindi direi di spostarci qua al centro e di rirallentare il tempo quando... Praticamente il pezzo che ci interessa si trova in quel punto lì. E adesso dobbiamo affrontare l'ultimo livello di oggi. Ho già fatto rompere le catene ai bot. Mi chiedo come si chiamerà il nemico di turno. E anche come sarà fatto, se devo essere sincero. Allora, vediamo un po'. Ci troviamo in una specie di giungla. Boh, magari avrà la forma di un nemico che abbiamo già affrontato in precedenza. Intanto uccidiamo questi. Andiamo qui sopra. Me lo dà il gadget? Sì. Ah, è quello per rallentare il tempo. Ok, lo utilizzo subito, guardate. Benissimo. Poi foglie. Le ho stoppate precise precise. Eliminiamo lui. Lo usiamo di nuovo. Ci sono altri due camaleonti da questa parte. E adesso raggiungiamo l'arena. Ecco fatto. Benissimo. Il camaleonte? Mechaleon? Ah. Allora, occhio che sta scuotendo la pianta. Ah, uno, due, tre. Praticamente sono figli suoi questi qua. Occhio. Non ho neanche rallentato il tempo, tanto non era necessario. Adesso gli possiamo colpire la gola. Olè. Primo attacco è andato a segno. Poi adesso si è trasferito di là. Dischi. Possiamo... sì, possiamo sfruttarli per raggiungerlo. Eccoci. Razzi. Benissimo. Evitati. Che fai? Altri nemici. Occhio. Uno. Due. Già che ci siamo potrei anche uccidere questi. Olè. Uccisi. Altri razzi. Mi sposto. Benissimo. Non mi hanno preso. Adesso dobbiamo passare qui in mezzo. E poi... mamma mia, la fiammella si è fermata veramente a un centimetro. Perfetto. Fermo lì con la lingua. Olè. Ce l'abbiamo fatta. Che bello rosso. È più bello rispetto a viola. Allora, è là in fondo, eh. Dischi di nuovo. Ci fermiamo qua. E aspettiamo che spari altri dischi.
Facciamo così, 1, 2 e 3, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia che pelo. Ok, ha distrutto mezza arena. Dobbiamo passare qui sotto, conviene passare lì sotto. Poi c'è uno spazietto. A parte che ho visto adesso che le fiammelle hanno praticamente la forma del camaleonte, eh. Non c'è più spazio per muoversi. Allora, uno, due e tre. Dai, usa la lingua. No, razzi ancora. Oh, santi numi, emo. Fermoli. Aspetta che ti do il colpo di grazia. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Allora, ti devo tirare questo? Vieni qua. Olè! Guarda come gira bene e come vola via. Fantastico. Quindi adesso... Ah! Cos'è? Che caspita! Non capisco che bot possa essere, se devo essere sincero. Mi aspettavo un altro tipo di personaggio. Vabbè. Sali a bordo con Meva, anche se non hai le braccia. Agganciati a Meva. Lo utilizziamo come pallone da calcio. Ah, a posto. Si è accomodato lì. Si va? Si va. Possiamo andare. Bellissimo. Però mi aspettavo un altro tipo di personaggio, eh. Questo è il livello dedicato a lui. Infatti lo utilizzeremo in quest'ultimo. Il livello si chiama Un Poco Loco. Va bene. Allora direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Astrobot qua. Nel prossimo riprenderemo proprio da questo livello e vedremo anche un attimo che cosa dovremo fare. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci rivediamo presto, sempre qui su Astrobot. Alla prossima!